Mister, partiamo dalla domanda più semplice, forse anche più difficile allo stesso tempo. Che periodo è? Brutto, un periodo brutto, un periodo per tutto brutto, perché c'è anche a livello psicologico diventa una cosa difficile da portare avanti, ecco, sia per noi sia per i bambini soprattutto. Noi comunque, indipendentemente da quello, lavoriamo bene, abbiamo creato un buon gruppo, si lavora soprattutto sul piano della coordinazione, soprattutto sul piano della tecnica di base, tanta tecnica di base che è importantissima a questi livelli con questi bambini piccoli. E poi andiamo avanti, viviamo la giornata, vediamo un po'. Quanto è difficile lavorare in questo periodo dove si rischia di perdere qualcuno per strada, no? Magari chi è meno motivato, magari chi è meno dotato rischia di abbattersi un po'. Sì, è quello, perché noi dobbiamo partire, specialmente a livello di piccolini, dobbiamo partire da una condizione che soprattutto la partita è quel termine, il succo del. Non potendo esserci assembramenti, non potendoci esserci contatti, non potendoci esserci la partita, diventa abbastanza problematica la cosa. Però ripeto, noi lavoriamo con tranquillità, con impegno, ci divertiamo anche, di conseguenza anche i ragazzini lavorano con noi. Secondo lei c'è il rischio che questa generazione di calciatori cresca con un po' di difficoltà, avendo fondamentalmente perso quasi un anno di tempo? Ma io penso che non soltanto a livello calcio, perché questa gioventù qua ha cominciato ad avere dei problemi anche a livello scolastico, non soltanto, e di conseguenza è un momento brutto, è un momento critico, è un momento che si dice sempre finirà, andrà tutto quanto bene, però indubbiamente in questo momento stiamo soffrendo. Quanto le manca la partita? Tanto, tanto.